Decisione di attenersi a una regola per la quale i ministri si occupano del governo e con un impegno a stare fuori dalle vicende più prettamente politiche, partitiche, a partire dalla campagna elettorale per le amministrative. Una due giorni che evidentemente non ha superato problemi che ci sono da vent'anni e che, come diceva il presidente poco fa, ci sono, esistono. Ma una a due giorni che ha consentito di eh, prendere atto di un punto di forza, e cioè che il governo non si fa sopraffare dai problemi. L'alta tensione nel governo dopo lo strappo dei ministri PDL e del vicepremier presenti alla manifestazione pro-Berlusconi di Brescia è accantonata, ma tutt'altro che messa da parte. Lo scontro lo raccontano i portavoce, lo ammettono i protagonisti Enrico Letta e Angelino Alfano. Non potrebbe essere diversamente perché ognuno ha il suo diverso mondo di riferimento, ha i suoi problemi con i partiti, stressati dalla coabitazione. Un'operazione difficile per tutti, sospira Dario Franceschini. Il ritiro di Spineto a meno di 24 ore segnate stamattina dal peso della contemporanea requisitoria di Ilda Boccassini a Milano serve a siglare una tregua, almeno fino alle amministrative e serve al Premier a ribadire che se non ci si concentra sulle politiche sul da farsi nei primi 100 giorni, la politica rischia di far naufragare tutto. Ma l'intervento del Ministro dell'Economia Saccomanni, partito di buon mattino per Bruxelles e quello del Ministro del Lavoro Giovannini non sono ancora proposte chiare né sull'IMU né sulle coperture per la Cassa Integrazione in deroga. Diventeranno decreti non prima di venerdì e le riforme rilanciate al mattino in conferenza stampa diventano polemica nel PDL nel giro di due ore. Letta annuncia una bicamerale da istituire con i tempi del caso, guidata dai presidenti delle commissioni affari costituzionali, di Camera e Senato, fino a chiaro e Sisto e parallelamente una squadra di esperti. Ma il finanziamento della politica e la legge elettorale, dice Letta, devono essere cambiati prima. Serve una rete di sicurezza avverte perché non si sa mai e non possiamo tornare al voto con il porcellum. Alfano e non battono ciglio. Ma da fuori i falchi, Brunetta e Bondi cannoneggiano. Prima le riforme, poi la legge elettorale. Il timore del PDL di governo si chiama maggioranze variabili. L'idea che il PD possa trovare convergenze fuori dalle forze che sostengono il governo. 5 Stelle e SEL su argomenti bollenti come il conflitto di interessi, l'ineleggibilità di Berlusconi e la legge elettorale, appunto. È evidente che, che le maggioranze variabili rendono complicata la vita di un governo. E dopodiché, è competenza del governo occuparsi delle cose che il governo farà, poi, dopodiché, le forze politiche avranno e si assumeranno le loro responsabilità sui diversi temi.